Buonasera a tutti, io non sono abituato a parlare in pubblico, quindi molto probabilmente la voce mi tremerà, vi chiedo scusa. Allora, proverò a spiegare in parole povere che cos'è un impianto di compostaggio. Ho detto agli amici l'altra sera, gli è piaciuto, lo ripeto a voi. Lo ripeto, appunto, dicevo a voi, l'impianto di compostaggio ce lo dobbiamo immaginare come un grosso apparato digerente, semplificato, meccanico. Quindi immaginiamocelo così, entra qualche cosa, si trasforma e necessariamente come un apparato digerente a valle esce qualche altra cosa, cioè una parte solida, una parte liquida e una parte gassosa. La parte solida... apro e chiudo la parentesi, visto che ho visto dei medici qua in mezzo, quindi quello che dirò sono delle cose scientifiche e loro magari saranno garanti per voi che quello che sto dicendo è la verità, almeno credo di sì. Dicevo, la parte solida rappresenta il compost, quello che ci dicono che insomma sicuramente fa bene. Sì, il compost però di qualità. Un compost si chiama di qualità se a monte entra un rifiuto di qualità. Il rifiuto di qualità è la forzu, cioè il rifiuto solido urbano, quello dell'organico nostro, insomma quello della differenziata. Solo quello produce appunto un compost di qualità. Solo quello può essere messo nei terreni, nei giardini, negli orti. Se invece a monte non entra un rifiuto di qualità, ma entrano i fanghi industriali o altre cose, si forma sempre un compost, però non di qualità. E il compost non di qualità va in discarica. Per legge, oggi tutto ciò che va a finire in discarica deve essere trattato. Quindi il nostro impianto, quello che dovrebbe nascere, spero che non nasca, tratterà i prodotti, appunto, rifiuti non di qualità e quindi produrrà un compost da scarto, insomma, non da mettere nei terreni. Questa è la parte solida, poi c'è la parte liquida. L'impianto che ho appena detto praticamente si genera all'interno dell'impianto un metabolismo ad opera di microrganismi che dopo dirò. E come per la parte solida, anche la parte liquida ha lo stesso percorso. Si genera dell'acqua che sarà un'acqua più o meno pulita a seconda di quello che mettiamo a monte. Quindi se a monte entra un rifiuto che non è di qualità, uscirà un'acqua che sarà inquinata e va trattata, e non so se in questo impianto è previsto il trattamento, e se non è previsto va buttata nel terreno e magari vicino alle falde acquifere e stanno in superficie come abbiamo visto. E questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto, quello a mio avviso forse più importante, quello che mi sta più a cuore, quello che già ha accennato Gianfranco. Nell'impianto di compostaggio si libera la parte gassosa, che non sono solo le polveri, quello è il minimo. Ci sono, si chiamano in gergo tecnico i VOC, cioè i composti volatili organici, ma quelli si disperdono nell'aria e magari l'impatto sarà anche minimo. Ma insieme a questo usciranno dei batteri e dei funghi che servono all'impianto per funzionare. Perché l'impianto funziona in maniera molto semplice, con batteri, con funghi e con aria. Però più noi mettiamo rifiuti all'interno dell'impianto, più batteri e funghi si formano e questi non scompaiono. Questi vengono riversati nell'ambiente. E tra tutti il peggiore è quello che ha detto prima Gianfranco, che è l'Aspergillus fumigatus. La comunità scientifica internazionale, e dico internazionale, lo sottolineo perché insomma ci sono state anche delle voci di smentita, io vi dico dove ho preso i dati, i medici conoscono questo sito e lo possono verificare. Il sito si chiama PubMed.gov. Se scrivete Aspergillus fumigatus escono solo 4.500 lavori clinici, forse qualche cosa in più. Allora è possibile che la comunità scientifica è diventata matta tutta insieme e va alla ricerca di questo fungo, a studiare questo fungo, per quale motivo? Ci sarà un motivo.
Poi, sempre su internet, ho trovato che gli scienziati, i ricercatori americani, ma anche gli europei, come diceva Gianfranco, meno forse quelli italiani, forse perché non ci abbiamo i soldi, non lo so, sono andati a cercare questo aspergillo sfumicato intorno all'impianto di compostaggio. Perché sono andati a cercarlo? Perché questo aspergillo sfumicato è particolarmente aggressivo nei confronti del paziente. Allora, per quelli che stiamo qua in mezzo forse non ci succede niente, perché noi siamo strutturati, fortunatamente siamo una bella macchina, siamo strutturati a difenderci dall'aspergillo sfumicatus, perché abbiamo insomma nel polmone e all'interno dell'organismo in circolo abbiamo due belle bestioline, uno si chiama macrofago, un altro polimorfo nucleato, ma lo dico solo per i medici che ci sono, che ci difendono. Però ci sono delle categorie di pazienti, i neonati, i bambini, gli anziani, dove le difese immunitarie cominciano o non sono formate completamente o cominciano a scemare. Quindi questi pazienti sono più a rischio di noi. Che cosa ci si può aspettare? L'allergia, l'asma, la bronchite cronica ostruttiva, ma poi ci sono anche altre patologie più severe, però quelle sono destinate purtroppo a un'altra fascia di pazienti oncoematologici. Perché, attenzione, io ho letto tante cose sugli impianti di compostaggio, dicono che non fanno male semplicemente perché si riferiscono sempre alla popolazione sana, mai alla popolazione malata, perché è una popolazione difficile da studiare, quindi non è facile andare dietro a un paziente che magari ha una patologia. Però questo aspergillo sfumicato su questi pazienti può dare due cose importanti, cioè una aspergillosi profonda, significa che attacca un organo preciso, magari il cuore, che sia l'endocardite insieme alla candida, oppure altri organi, oppure una aspergillosi invasiva, cioè il paziente, visto che non ha le sentinelle, come dicevo prima, i macrofagi, i polimorfi nucleati, il paziente viene aggredito dal fungo, può morire nel giro di, adesso non voglio fare terrorismo, ma visto che ci lavoro queste cose, può morire nel giro anche di un paio di giorni, perché non ha le difese immunitarie. Altro aspetto, insomma, non è finita qui, insomma. Questo aspergillo, non so se mi sto dilungando troppo, ma forse è giusto così. L'aspergillo è una brutta bestia, noi lo respiriamo in questo momento, lo stiamo respirando, però siamo fortunati che non ci succede niente. E respiriamo tantissimo al giorno, migliaia di spore tutti i giorni di aspergillo, eppure se non ci succede appunto niente. Quando l'aspergillo parte perché attacca l'organismo, perché non ha le difese immunitarie l'organismo, l'aspergillo cresce alla velocità di 1/2 mm l'ora. Il che significa che alla fine della giornata a livello polmonare è cresciuto di 4 cm. Questo è per una spora solo di aspergillo. Se consideriamo che ne respiriamo migliaia o milioni, e l'impianto di compostaggio ne produce milioni, se non miliardi, perché dipende da quanto rifiuto lavora. Nel giro di una giornata o due a livello polmonare si tappezza praticamente il polmone, gli alveoli, si forma, scusate, dico un termine non tecnico, una moquette, in poche parole. Faccio il rianimatore a fianco, il paziente muore soffocato. Questo è un meccanismo d'azione dell'aspergillo. Il secondo meccanismo d'azione è l'aspergillo, non gli interessa restare nel polmone perché non trova da mangiare. Quindi deve andare in circolo, quindi deve entrare nel nostro organismo. Buca il polmone, buca l'apparato circolatorio, insomma i vasi sanguigni che si trovano intorno all'alveolo, e da lì parte l'invasione, perché là trova zuccheri e proteine. Lui deve crescere, questo deve fare. Quindi nel polmone non ci vuole stare. Altro aspetto, procede nel suo cammino, ma procedendo nel suo cammino lui libera delle sostanze aggressive che sono i galattomannani, adesso scusate i termini tecnici, ma per farvi capire che questa cosa è particolarmente complicata e seria. Ecco perché
i ricercatori lo stanno studiando da anni, e perché ci sono tanti lavori a tal proposito. Questo galattomannano arriva, può arrivare a livello cerebrale e avere un ictus ischemico o emorragico, a seconda di quello che fa, può arrivare a livello cardiaco e dare un infarto, può arrivare a livello renale e dare un'insufficienza renale, un blocco renale. Il paziente comunque può morire, quindi non è vero che non succede niente. Io sono rimasto indignato, oltre a dire queste cose, sono rimasto indignato quando nella documentazione degli impianti di compostaggio c'era scritto che l'aspergillo può dare solo l'allergia. È falso. È falso questo. L'aspergillo è un killer. Per i pazienti, però, insomma, lo risottolineo, perché sennò qua torniamo a casa tutti spaventati. Assolutamente no, a noi non succede niente. Ma magari abbiamo un familiare a casa che non sta bene. E quindi ci cominciamo a pensare. Altro aspetto, che mi riallaccio a quello che diceva Gianfranco prima, di tumori, l'aspergillo fa un'altra cosa, e quindi siamo alla terza, alla quarta, libera delle micotossine. Tradotto in italiano, le micotossine sono il veleno del fungo. Lo usa il veleno per attaccare, l'obiettivo, per attaccare se è un animale piuttosto che l'uomo o una pianta. Libera le micotossine, queste micotossine vanno in giro nell'aria, noi li possiamo respirare e mangiare, dopodiché rientrano in circolo, vanno a finire al fegato, entrano nelle cellule del fegato, entrano all'interno, nel nucleo, nel DNA, sostituiscono il DNA, generano delle mutazioni, possono dare il cancro del fegato o il cancro del rene. Ecco, questo fa l'aspergillo. Questi signori invece ci dicono che non fa assolutamente niente. Allora io non sono contro gli impianti di compostaggio, io sono contro gli impianti di compostaggio che stanno vicino ai centri abitati, perché li dovrebbero fare da un'altra parte. Ecco, per salvaguardare insomma la nostra salute. Io, niente, ho finito, pensavo di non arrivare alla fine, ci sono arrivato. Ah.